Tempo fa ho pubblicato un video dove ti ho parlato dell'esercizio più importante del XXI secolo. L'esercizio in questione è l'accosciata, che ti permette di mantenere lubrificate le articolazioni della parte bassa del tuo corpo, come le caviglie, le ginocchia, anche e la colonna. Mantenendo lubrificate queste articolazioni sarai in grado di piegarti e avvicinarti al pavimento, che è un'azione veramente importante per il tuo benessere. Per questi motivi e anche molti altri ho definito l'accosciata l'esercizio più importante del XXI secolo, quindi se ancora non hai visto il video corri a farlo. Bene, in questo nuovo video ti parlo del secondo esercizio più importante del XXI secolo. Stai continuando a guardare i video? E ti piacciono, ma ancora non ti sei iscritto al canale, dovrei rimproverarti. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Grazie, ci aiuti nel nostro lavoro e in questo modo possiamo pubblicare sempre più video. A presto, iscriviti. In Moving Side lo chiamiamo arch, oppure arco in piedi, ed è un esercizio molto importante per andare a costruire una schiena forte e flessibile, andando a rinforzare tutta la catena posteriore e elasticizzando quella anteriore, e molti altri benefici che andremo a scoprire nel corso del video. Ma perché reputo sia l'accosciata che la posizione dell'arco in piedi i due esercizi più importanti del XXI secolo? Perché entrambi sono antidoti alla nostra vita occidentale moderna, che definisco una vita addomesticata, dove siamo lontani dalla nostra natura, cresciuti in cattività nelle grandi città e dove viviamo rinchiusi all'interno di un range, che è la nostra gabbia quotidiana, molto molto limitante. Ad esempio passiamo troppo tempo seduti e in generale ci muoviamo molto poco. Bene, se con l'accosciata impariamo nuovamente a comprimerci e avvicinarci al pavimento, con la posizione dell'arco in piedi andiamo a fare esattamente l'opposto, quindi impariamo ad allungarci, espanderci e cercare il mondo sopra e dietro di noi. Ma andiamo a scoprire meglio tutti i benefici della posizione di arch oppure di arco in piedi. Il primo beneficio è che è un esercizio scalabile. Cosa significa che è un esercizio scalabile? Vuol dire che possiamo andare a semplificarlo oppure progredirlo in modo molto semplice, e questo lo rende accessibile alla stragrande maggioranza delle persone. E un esercizio ben scalabile è in generale un ottimo esercizio. Il secondo beneficio è andare a rinforzare la colonna in estensione, cosa molto rara ai giorni d'oggi, perché siamo abituati a vivere in flessione, non solo, ad escludere la colonna vertebrale dai nostri allenamenti. Il terzo beneficio è di carattere posturale. Infatti la posizione dell'arco ti permette di andare a compensare la postura che ci caratterizza ormai nella vita quotidiana, ovvero quella in chiusura. L'arco ti permetterà di ritrovare apertura ed espansione. Il quarto beneficio è il superamento della paura del dietro di noi. Infatti, non potendo vedere cosa succede dietro di noi per ovvi motivi, lo spazio che non vediamo diventa ignoto e ci fa paura. Ecco, la posizione dell'arco, nella sua progressione nel tempo, ci permette di andare a scoprire e diventare più consapevoli e padroni del mondo che sta alle spalle. Il quinto beneficio è che la posizione dell'arco in piedi è un ottimo esercizio per costruire le basi del ponte toracico, che è una forma molto importante ma avanzata per il corpo umano. Il sesto e ultimo beneficio è quello di migliorare la mobilità articolare delle spalle, andandole a migliorare il range in flessione, quindi in apertura. Bene, ora che hai scoperto tutti i benefici dell'arco, sono sicuro che ti è venuta un pochino di voglia di inserirlo nel tuo programma di allenamenti. Per questo motivo andiamo a vedere tre esercizi molto importanti da cui iniziare per andare a costruire la tua posizione dell'arco in piedi senza fare cazzate, ma facendo tutto quanto bene. Il primo esercizio è utile per andare ad attivare tutti i muscoli necessari per estendere la tua colonna. La prima cosa che devi fare è una retroversione del bacino andando ad attivare i glutei, e questo lo devi mantenere tutto il tempo, mi raccomando. Poi le mani le vai a posizionare di fianco alle spalle, e a questo punto dovrai semplicemente cercare di estenderti, non perché spingi per terra con le mani, ma perché senti i muscoli della schiena che ti sollevano verso l'alto e raggiungi il tuo massimo range in elevazione, in estensione. A questo punto torni piano piano e andremo a farlo per ripetizione. Quindi mi raccomando, tieni i glutei attivi
e cerca di usare i muscoli della schiena e non le braccia per sollevarti. Quindi dovrai cercare quel punto, quel compromesso per lavorare bene con la schiena. Piano piano, che diventi bravo, cerchi di usare sempre meno, sempre meno, sempre meno le braccia, fino a quando riesci a spostarle e iniziare a sollevarti, fino a sollevare almeno il petto da terra, solo utilizzando la forza delle schiene. Quindi è un esercizio molto semplice che ci permette di accenderci e prepararci per quelli successivi. Il secondo esercizio ci serve ad aprire le spalle. Per questo motivo andiamo a lavorare in ginocchio e ti mostro un esercizio che utilizzo spesso con i miei studenti e che funziona molto molto bene per iniziare a sbloccare le spalle. Allora, quello che vogliamo fare è scivolare in avanti con le mani andando ad appoggiare solo i polpastrelli per terra. Devi scivolare in avanti fino a quando il bacino è sopra le ginocchia. Non devi stare avanti e non devi stare indietro, mi raccomando, assicurati di questa cosa. E ti ripeto, devi stare sui polpastrelli tutto il tempo senza abbassare i palmi delle mani a terra. A questo punto vai a portare le ascelle in basso più che puoi, però non ci limitiamo a fare solo questo. Vuoi sempre cercare una retroversione del bacino e una flessione della colonna, quindi devi cercare di disegnare una curva convessa, in questo caso della colonna, quindi vuoi vedere che sia rotonda. A questo punto, mantenendo la retroversione del bacino e la flessione della colonna, cerchi di nuovo di portare le ascelle verso il basso e sentirai che è più difficile perché va in contrasto con la posizione che abbiamo impostato nel resto del busto. Vai a mantenere questa posizione per circa 30 secondi attivamente, facendo fatica, e al termine dei 30 secondi, facendo un bel respiro, ti lascia andare completamente, sbloccando il busto e cercando di portare le ascelle più in basso possibile, cercando il pavimento con lo sterno. Terzo esercizio ci serve per costruire volume nello spazio che sta dietro di te con le braccia sopra la testa, quindi per andare a costruire più nello specifico la posizione dell'arco in piedi. Come funziona? Devi posizionarti circa un braccio di distanza dalla parete. A questo punto vuoi sempre fare un po' di retroversione per mantenere i glutei attivi in modo tale che ti sostengano alla base della colonna, e a questo punto vuoi ruotarti lateralmente. Questo è fondamentale, altrimenti rimarrai un po' disorientato. Quindi vuoi ruotarti lateralmente, andare a posizionare la mano più superficie possibile sulla parete con le dita che guardano verso il basso, e a questo punto, piegando leggermente le braccia, vai a piegarti avvicinando la testa alla parete. Guarda la parete fino a quando vai a posizionare la seconda mano su di essa. In questo modo siamo andati a fare una sorta di rotazione con le mani al muro. E di nuovo mi giro lateralmente, ma la mano guarda verso il basso, piego leggermente le braccia perché è più semplice all'inizio, e vado a mettere il peso sulla prima mano e poi piano piano lo verso sulla seconda. Spingo via la parete fino a quando vado a completare la rotazione. Allo stesso modo succede nell'altro senso. Mi raccomando, guarda quello che stai facendo, questo ti aiuta a superare la paura eventuale del dietro e dell'ignoto, e spingi davanti il bacino, quindi controbilancia il movimento. Thank you.
Bene, anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale. Ma non solo, se vuoi vedere il terzo esercizio più importante del XXI secolo, rispondi nei commenti con un 3. E noi ci vediamo la prossima settimana.